Centro Revisioni Florio Calandra. Bentrovati da Dario Pasta, Fil Rouge News. Oggi parliamo di lavoro e donne. Sul terreno dell'occupazione, le donne hanno pagato per la pandemia più degli uomini, ma per avere chiare le proporzioni del fenomeno non basta fermarsi al dato di per sé allarmante emerso a dicembre. Infatti, secondo l'ultimo report Istat sul lavoro, nell'ultimo mese del 2020 ci sono stati 101.000 occupati in meno, di questi 99.000 sono donne. Un gap quindi enorme che desta preoccupazione. Di questo ne parliamo in collegamento con Katia Orlando, consigliera comunale di Sinistra Comune. Orlando che anche nelle ultime sue recenti interviste che ha fatto si è dimostrata vicina alla tematica del mondo del lavoro sotto l'aspetto femminile. Katia, ben trovata a Filorugio News. Grazie. Ovviamente, grazie a voi per l'invito. Si parla di emergenza per l'occupazione femminile e anche in questa occasione ti chiedo una tua riflessione. Sì, intanto grazie per l'opportunità. I dati, come già hai giustamente detto tu, sono dati allarmanti perché il prezzo più caro che stanno pagando, il prezzo delle donne è certamente quello più elevato. Il 98% dei licenziamenti sino ad ora registrati in Italia riguarda le donne e c'è un dato su tutti, il mese di dicembre, che ha riportato 101.000 posti in meno di lavoro, di cui quasi il 98% sono proprio posti di lavoro che erano occupati da donne. Questo perché i settori più in crisi sono il settore turistico, l'alberghiero, quello della ristorazione, dove l'occupazione femminile è preponderante. In genere sono lavori in cui si lavora con contratti a tempo determinato, stagionali, lavori precari, spesso a nero, e quindi sono quei lavori in cui le politiche di aiuto come la cassa integrazione o il blocco dei licenziamenti non sono potute essere state attivate in favore proprio delle donne. Il dato è talmente grave, quello dell'occupazione femminile, che la direttrice dell'Istat, che è colei che ha pubblicato i dati commentandoli ampiamente, ha parlato di un'emergenza nazionale oltre che mondiale, evidentemente, perché la situazione del paese era già una situazione di grave svantaggio. A stento si era arrivati a raggiungere il 50% dell'occupazione femminile. E considera che nel 2010 l'Italia si era posta come obiettivo di fronte all'Europa quello di raggiungere il 60%, quindi eravamo già con 10 punti percentuali in meno. Oggi siamo al 48% ed è ulteriormente aggravata dal fatto che in Italia manchino da tempo delle politiche adeguate rispetto alle pari opportunità in termini di lavoro, manchino dei piani straordinari per l'occupazione femminile e poi mancano anche le infrastrutture sociali, come per esempio i nidi. Considera che in Italia è presente su tutto il territorio nazionale soltanto il 12% dei nidi sono pubblici, quando una legge del 71, quindi già piuttosto datata, dava avvio a delle politiche di infrastrutture sociali di massa su tutto il territorio nazionale, una legge che chiaramente è stata disattesa. Adesso l'attenzione si punta, oltre a questa questione nazionale, l'attenzione è puntata ai fondi del Recovery Fund, che destano da un lato sono l'opportunità, la grandissima opportunità che l'Italia non deve certamente perdere rispetto alla possibilità di recuperare, di riavviare l'economia e quindi il lavoro, ma se non utilizzati correttamente rischiano di approfondire, acuire la condizione di svantaggio della donna. Perché? Perché ben il 57% di questi fondi l'Europa li ha destinati
in due grandi macro aree, che sono quelle della transizione ecologica e della digitalizzazione, che sono dei settori a fortissima presenza maschile, dove la presenza femminile si attesta tra il 15 e il 20%. Quindi dall'Europa emerge anche, come dire, un campanello d'allarme rispetto alla necessità da parte degli stati che vorranno accedere ai fondi, di attivare tutta una serie di politiche che dovranno essere fortunatamente anche ben esplicitate dal piano nazionale, che permettano alle donne di accedere anche a questi ambiti lavorativi prettamente maschili e poter così sanare questo gap di cui parlavi tu. È un'emergenza fortissima perché l'economia del paese è in ginocchio e le donne rappresentano il 51% della popolazione. E quindi va da sé che non si può pensare di risanare un paese senza prendere in carico la questione del lavoro femminile. Assolutamente, assolutamente. Katia, ad inizio mese tu hai organizzato una webinar molto interessante, possiamo vedere anche dalla grafica. Dove il titolo è lampante, Le donne oltre la pandemia, diritti, lavoro e servizi, quindi una discussione che hai portato avanti con esponenti politici e anche comunque docenti, eccetera, eccetera, che ha fatto il punto su quella che è la situazione del mondo femminile nel lavoro tra diritti e servizi, e dalla quale Katia, ovviamente, sono usciti anche dei consigli, dei propositi da girare anche all'amministrazione comunale per cercare di tutti insieme evitare che questi numeri della disoccupazione femminile possano aumentare. Ecco, vorrei che tornassi tu su quell'appuntamento che hai sviluppato e rigirare ancora una volta quelli che sono i vostri propositi. Sì, è stato un interessante incontro, ovviamente online, che ha visto partecipare l'europarlamentare Alexandra Ghise, che è la promotrice della campagna Half of It, cioè la metà dei fondi europei devono essere destinati alle politiche femminili e per le pari opportunità, ma anche il deputato nazionale Erasmo Palazzotto, al quale abbiamo chiesto appunto quali sono i piani del governo rispetto a queste sollecitazioni che vengono dall'Europa. E poi abbiamo avuto anche ospite una sindacalista che tocca con mano la fragilità del lavoro femminile in questo momento. Tu sai bene che quando c'è un'emergenza i diritti sono delle prime cose che vengono, che vacillano e che vengono nuovamente messi in discussione. Abbiamo avuto un'operatrice sociale nota a Palermo per il suo impegno allo ZEN, Mariangela Di Ganci, che può parlare proprio con cognizione di causa dell'importanza delle infrastrutture sociali per la donna, perché questa possa accedere serenamente al mondo del lavoro. E poi anche la nostra assessora Giovanna Marano, che ha la delega alla scuola, al lavoro e alla parità di genere. E a lei, all'assessora Marano, abbiamo rivolto, come sinistra comune, nel ruolo che mi compete di consigliera comunale, delle proposte che formalizzeremo a breve con un documento ufficiale, ma che le abbiamo anticipato e accennato pubblicamente, perché chiederemo l'istituzione di un tavolo permanente con l'amministrazione, un tavolo a cui possono partecipare associazioni, terzo settori, enti e tutte le realtà che si occupano di donne per avviare immediatamente con l'amministrazione una coprogettazione per le politiche di genere. Ad esempio, istituire finalmente la voce in bilancio che è denominata bilancio di genere, quindi dei capitoli di spesa destinati proprio alle donne per aiutarle e supportarle nel mondo del lavoro. Affrontare e sviscerare il tema del welfare di prossimità, che è
un welfare che adesso è sempre più presente in tante città italiane come Bologna, come Torino, e che la stessa direttrice dell'Istat ha individuato come essere un'importante strategia di supporto ai cittadini, in questo caso alle donne. Declinare meglio la banca del tempo secondo appunto le istanze di cui stiamo parlando e nuove forme di servizi e di infrastrutture sociali. Tutto questo non per sollevare l'amministrazione dai compiti che questa ha rispetto alla questione, ma per aiutarla, per coadiuvarla, perché oramai diciamo, gli esempi di iniziativa virtuosa da parte delle associazioni e del terzo settore che si affiancano all'amministrazione sono veramente numerosi. Questo è un momento storico in cui c'è bisogno di attivare tutte le strategie, tutti gli interventi e quindi che ognuno faccia svolga il proprio ruolo e faccia la propria parte. L'amministrazione e i cittadini organizzati per Bene, l'appunto. quindi E come questa è la vedi, nostra proposta. benissimo, noi accogliamo i propositi di Katia Orlando, ovviamente è una tematica molto interessante, soprattutto propositiva, quella dell'emergenza per l'occupazione femminile. Avremo magari modo di riaverti qui in studio, Katia, per proseguire nella discussione del mondo femminile nel lavoro, tra diritti e quant'altro, ovviamente una tematica che è molto interessante, che anche nella nostra città dovrebbe avere, così come tu hai indicato, nelle altre città d'Italia, un gran seguito, ma soprattutto finalmente mettere in pratica quelli che sono i consigli e tutto quello che può mettere appunto allo stesso posto anche il mondo femminile, anche nel mondo del lavoro. Grazie ancora a Katia Orlando, consigliera Grazie a te. comunale di Sinistra Comune, e alla prossima, Katia. Bene, Grazie, grazie rientriamo ancora. in studio. Abbiamo affrontato il tema dell'emergenza per l'occupazione femminile. Purtroppo abbiamo letto dei dati che non confortano per quanto riguarda le donne nel mondo del lavoro. Sono dati che man mano magari si potranno migliorare. Ai tempi del Covid purtroppo succede anche questo. Concludiamo questo approfondimento. Ricordo che la puntata di oggi, come la rassegna stampa di ogni mattina alle 9 e gli altri approfondimenti delle 12 e delle 18 dal lunedì al sabato, potete trovarli nei canali social di Fil Rouge TV, su Facebook, su Instagram, e rivedere le puntate anche sul nostro canale YouTube. Prima di chiudere, vi ricordo che questo fine settimana è in programma la campagna di sostegno portata avanti dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Melanoma, 19, 20 e 21 marzo nelle principali piazze d'Italia. Si potrà scegliere un nuovo AIL e sostenere al contempo la ricerca scientifica. Bene, ringrazio a questo punto Renato Monte che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di giornata.